Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, The Algic Pharma Group SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha The Algic? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere The Algic durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha The Algic? The Algic è un farmaco a base del principio attivo di clofenac sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda PharmaGroup SRL. The Algic può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: The Algic 100 mg 20 capsule a rilascio prolungato, The Algic 75 mg 20 capsule a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: PharmaGroup SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: diclofenac sodico. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato. Indicazioni: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismo extraarticolare, stati dolorosi da flogosi di origine extrareumatica o post-traumatica. Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria. Posologia: capsule, a seconda della gravità della malattia. Adulti: 1 capsula di The Algic 100 mg capsule rigide a rilascio prolungato o di The Algic 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 1 volta al dia. Se necessario, la dose giornaliera può essere aumentata fino a 150 mg, somministrando 1 capsula di The Algic 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 2 volte al dia, oppure 2 capsule in un'unica somministrazione, in presenza di disturbi particolarmente gravi, specie mattutini. Il farmaco va ingerito senza masticare con sufficiente quantità di liquido. L'assunzione dopo i pasti può ritardare il passaggio in circolo del principio attivo. Pertanto The Algic, in caso di dolori acuti, dovrebbe essere assunto prima dei pasti. La durata del trattamento varia a seconda del caso. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4, 4, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, agli altri analgesici, antipiretici, antinfiammatori non steroidei e in particolare all'acido acetilsalicilico o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Malattie epatiche pregresse: ulcera, sanguinamento o perforazione gastrointestinale in atto, storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti con FANS o storia di emorragia barra ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Ultimo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Grave insufficienza epatica e renale, vedere paragrafo 4, 4. Insufficienza cardiaca con gestizia conclamata, classe IA euroividelnia, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e barra o vasculopatia cerebrovascolare. In soggetti con emorragia in atto e diatesi emorragica. Come altri antinfiammatori non steroidei, FANS, diclofenac è anche controindicato in pazienti nei quali si sono verificati, dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri FANS, attacchi asmatici, orticaria o riniti acute. In corso di terapia diuretica intensiva. In caso di alterazioni dell'emopoiesi, diclofenac non deve essere somministrato ai bambini di età inferiore a 14 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4, 2 e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Altri FANS e corticosteroidi. L'uso concomitante di diclofenac e di altri antinfiammatori non steroidei sistemici o corticosteroidi può aumentare l'incidenza di effetti indesiderati gastrointestinali, vedere paragrafo 4, 4. Anticoagulanti.
I fans, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dealgic insieme ad altri farmaci come Euroscoumadina Euro, Eurosintorma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dealgic durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dealgic durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Come per altri fans, l'uso di diclofenac può alterare la fertilità femminile e non è raccomandato in donne che desiderino concepire. Deve essere considerata la sospensione di diclofenac in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Anche in caso di uso corretto, il diclofenac sodico può alterare la reattività in modo da compromettere la capacità di guida di veicoli o di usare macchinari, specie sotto l'effetto contemporaneo dell'alcol. I pazienti che manifestassero disturbi della visione, capogiri, vertigini, sonnolenza o altri disturbi del sistema nervoso centrale con l'uso di diclofenac, dovrebbero astenersi dal guidare un veicolo o dall'utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, tabella 1, sono elencate per frequenza, per prima la più frequente, utilizzando la seguente convenzione. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1,00, 1 centesimo. Raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non esiste un tipico quadro clinico risultante da un sovradosaggio di diclofenac. Il sovradosaggio può causare sintomi quali vomito, emorragia gastrointestinale, diarrea, capogiri, tinnito o convulsioni. Nel caso di avvelenamento significativo sono possibili insufficienza renale acuta e danni epatici. Misure terapeutiche. Il trattamento dell'avvelenamento acuto da antinfiammatori non steroidei incluso diclofenac consiste essenzialmente in misure di supporto e sintomatiche. In caso di complicazioni come ipotensione, insufficienza renale, convulsioni, disturbi gastrointestinali e depressione respiratoria dovrebbero essere adottate le misure di supporto e trattamento sintomatico. Terapie specifiche come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non sono probabilmente di alcuna utilità nell'eliminare gli antinfiammatori non steroidei a causa del loro elevato legame con le proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo. Dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente tossico si può considerare l'utilizzo di carbone attivo, mentre dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente pericoloso per la vita si può considerare uno svuotamento gastrico, P. Esempio, vomito, lavanda gastrica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori / antireumatici, non steroidei. Codice ATC. M01AB05. Il principio attivo di Dealgic è il diclofenac sodico, principio attivo antiflogistico non steroideo, che si è dimostrato efficace negli usuali. Proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione per via orale delle usuali forme farmaceutiche gastroresistenti, il diclofenac sodico viene completamente assorbito nell'intestino. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono raggiunte dopo 1,16, in media 2,3 HA, dati preclinici di sicurezza. I test di tossicità acuta e cronica in diverse specie animali hanno evidenziato un ottimo indice terapeutico inteso come rapporto tra dose tossica e dose terapeutica, 500:1 circa. Ulcerazioni del elenco degli eccipienti. Dealgic 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato e Dealgic 100 mg capsule rigide a rilascio prolungato. Pellets gastroresistenti, cellulosa microcristallina, polivinilpirolidone, silice colloidale anidra, copolimero dell'acido metacrilico, tipo. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dealgic a base di diclofenac sodico sono Deflamat, Diclofan, compressa a rilascio modificato, Dichlorium, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, Fenadol, Fender. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.